Ragazzuoli, prima di cominciare il video, volevo ricordare ed omaggiare il grande Paolo Torrisi, che purtroppo il 7 dicembre 2005 è venuto a mancare. Penso che tutti quanti noi sappiamo chi è Paolo Torrisi, ovvero lo storico doppiatore di Dragon Ball che ci ha accompagnato per tutta la nostra infanzia, ed inoltre ha doppiato tantissimi altri anime. Devo dire che la sua mancanza, ad esempio in Dragon Ball Super, si nota. E di certo ha lasciato un'impronta enorme nella vita di tutti noi, nella nostra infanzia soprattutto. E sono sicuro, ragazzi, che fino a quando ci sarà gente che lo ricorderà, fino a quando ci saranno persone che magari guarderanno Dragon Ball, magari con quei ricordi della loro infanzia, appunto, diciamo che Paolo Torrisi resterà vivo sempre e comunque, perché ricordatevi che una persona muore solamente quando viene dimenticata. Detto questo, ragazzi, vi lascio al video. Ciao a tutti ragazzi, io sono Feraz e oggi siamo in un nuovo video. Oggi siamo nello speciale dei 3000 iscritti. Oggi andremo a vedere prima di tutto il contest e poi faremo una piccola summon, anzi una grande summon, dato che tipo mi sono gippato un sacco di medaglie PT nella modalità Hero Coliseum di Dragon Ball Xenoverse 2. Ovviamente prima parliamo però del contest, che è la cosa più interessante del video, ovviamente. Prima di tutto, cosa potete vincere? Potete vincere una richiesta per il primo posto con un personaggio e una trasformazione massimo. Hanno pure delle piccole ricompense, ovvero una skill ricolorata oppure con l'animazione scambiata. Come potete arrivare primi e soprattutto come potete partecipare? Il contest si svolgerà attraverso dei ticket. Avrete accesso ad un ticket se metterete mi piace al video, commenterete il video con hashtag partecipo in modo da potervi segnare, appunto. E lo condividerete con i vostri amici. Dovete mandarmi una prova su Telegram oppure su Instagram. Mi raccomando, questo è importante. Un ticket extra se mi seguite su Instagram, mi dovete mandare appunto uno screenshot. E un altro ticket extra se mi seguite su Facebook. Ovviamente dovete mandarmi sempre uno screenshot. Tutto su Telegram o su Instagram, non importa dove. Inoltre, ci sono pure dei ticket extra per i Patreon. Ovvero, in base al rank che avete, potrete avere accesso ai ticket. Ovviamente ad ogni rank corrisponderanno un numero diverso di ticket. Più andate avanti di rank, più spendete, quindi ragazzi, fatelo a vostra discrezione, non spendete troppo e spendete quanto volete voi. Ovviamente con i vari rank avrete pure accesso a delle richieste. Da 20 dollari in più, appunto, avrete una richiesta da 20 dollari, 2 dai 50, 70, con 75 ne avete 3 richieste, se non erro. Poi 120, 4 richieste, ce ne circa saranno comunque queste, non ricordo bene ora. Però comunque vi consiglio di farvi un giro sul Patreon. Avrete pure accesso al pack quando uscirà e avrete tante altre piccole cose. Inoltre, questi qua saranno appunto le distribuzioni dei ticket in base al rank. Le leggerò al lato perché non le ricordo se no. Allora, abbiamo per il rank Earthling un ticket, per il rank Namekian 3 ticket, per il rank Saiyan 5 ticket, per il God 7, per l'Angel 9, per appunto il Multiversal God 11, per il Super Saiyan Omni 13, per il Super Saiyan Omni Blue 15 ed infine per il Limit Breaker 17. Ovviamente ragazzi, questo non è per niente obbligatorio. Se volete avere dei ticket extra con delle richieste in più, potete andare sul Patreon a donare, ma non è necessario. Inoltre, il contest avrà fine il 29 dicembre 2017, ovvero quando ho aperto il canale. Celebrerò il primo anno sul canale e farò l'estrazione del contest. Ok, non ho parlato, ho detto le regole, la partecipazione. Ovviamente, ragazzi, non potete richiedere delle mod già fatte perché è inutile sia per me sia per voi. Inoltre, non potete richiedere delle mod trash, ovvero delle cazzate, delle parodie. Attenzione, un personaggio importato da un altro gioco oppure importato da un altro anime, lo potete richiedere, ma non personaggi trash. Personaggi dei meme, tipo Kermit, che se non erro appunto fa parte dei meme, tipo Pepe the Frog, e ste cazzate qua. Queste no, perché onestamente non spreco il mio tempo per fare una richiesta stupida. Preferisco invece che mi chiedete qualcosa di vostro, magari un vostro OC fatto su Xenoverse, che è una cosa che mi farebbe tanto piacere fare. Ovviamente il personaggio sarà incluso nel pacchetto che farò solo per i Patreon. E detto questo, ragazzuoli, spero che partecipiate in tanti al contest e soprattutto che mi richiederete qualcosa di figo. Riguardo all'estrazione, volevo dirvi solamente che verrà fatta il 29 dicembre 2017 sul canale. Farò un video
magari parlerò dal punto della mia avventura su YouTube, ma prima parlerò appunto dell'estrazione e la farò vedere in video. Detto questo ragazzi, io vi lascio il video, spero che vi piaccia, buona visione. Ah, e ovviamente partecipate in tanti al contest. Bella! Perfetto ragazzoli, siamo nella nostra fantastica lobby, ma avviamoci verso il Colosseo degli Eroi, dove andremo a fare qualche piccola summon. Diciamo che sta modalità è abbastanza carina, non ci ho giocato molto perché sono stato impegnato negli ultimi giorni, però devo dire che è abbastanza divertente. Ho trovato qualche UR grazie alle mie medaglie guadagnate duramente. Non è vero, le ho accettate come il bastardo, però dettagli. Andremo a fare qualche piccola summon e troviamo qualcosa di decente. Si spera, ovviamente. Allora, bonus accesso, vediamo. Ah, ok, fantastico. Devo svuotare lo slot delle minature, quindi ci vediamo immediatamente. Perfetto ragazzi, andiamo a fare le summon, ne faremo circa 40 e poi andremo a fare una battaglia, sperando di trovare qualcosa di decente che ci possa servire. Da notare quante medaglie ho, tutte guadagnate con il sudore ragazzi, ve lo giuro. Ok, no, magari mi sono cheatate. Però potete pure voi, con i tutorial del Saveritor che trovate sul canale, potete avere appunto tutte queste medaglie PT. Da notare che abbiamo cominciato al momento 2R, no N per giunta, uso qua R forse, sì, un R che non ci serve a niente. La cosa strana è che queste cazzo di statuette hanno uno shading strano. Cioè sembrano quelle, sembrano praticamente le miniature fatte con la grafica di Air Talent. Questa cosa è stranissima. Comunque, prima SR, un Goku Super Saiyan 2 se non erro. Non l'ho neanche visto perché per me è una ciofeca. Vediamo cosa troviamo, attenzione. Un altro Vegeta, quanti Vegeta stiamo trovando raga? Ma è assurdo. Vabbè dai, cerchiamo di trovare qualcosa di decente, almeno per fare un team abbastanza buono. Va bene che i personaggi già li ho, e quindi magari sì, dovrei essere a posto, però magari se troviamo qualcosa di più utile, magari un Beerus, un Whis, mi sono più contento, dai, diciamo, mettiamola da questo punto di vista, dai. Un altro Trunks, fantastico. Sì, Trunks tipo, ho fatto delle summon per i cazzi miei, ma quanti ne avrò trovati? Ne ho trovati proprio tantissimi. È qualcosa d'assurdo. Ok? Oh! Bella! Bella, perfetto. Questo è bello, questo è fantastico. Perfetto ragazzoli, primo R della giornata, abbastanza desiderato. Perfetto ragazzoli, questo lo metteremo sicuramente. Attenzione, un altro R, cosa sta succedendo? Attenzione. Peccato che non c'è Black Rosé, sta cosa la odio, però vabbè, scialla. Se c'è un altro R ragazzi, chiude il video qua. Ok, no, un SR, dai, però cazzo. Black UR e tanta roba, soprattutto poi pure Goku Super Saiyan Blue, cioè tanta roba. Buono, buono. Questo non è tanto buono però, dettagli. Non so se c'è tipo una cosa tipo la build chart di Dokkan Battle, però non ne sono sicuro, penso che non ci sia un cazzo, però vabbè, poi vedremo magari. Un altro Black SR. Qua mi sento c'è l'UR, non guardo. Sto figli su Kamigi l'ho trovato 20 volte l'altra volta e non va bene. Vediamo un po'. Attenzione. Ah, pensavo fosse un UR, ci sono rimasto malissimo. Mi sono fatti il ragionamento, se c'è Freezer prima forma come SR, allora la forma finale sarà un UR, invece no. Un altro Black, fantastico. Niente, la fortuna ci sta abbandonando, attenzione. Ora troviamo tipo un UR ora, tipo Beerus. Sarebbe figo però trovare Beerus. Cazzo, doppione, però figo lo stesso, ma sbaglio o ho del senso un occhio? Cioè gli occhi sono messi un po' strani in effetti, però vabbè, scialla. Dai, ti prego, fammi trovare un altro R. So che pretendo troppo, però il doppione non lo conto, va bene? Un altro Gon. Sto Gon mi sta sul cazzo, ragazzi, lo odio. Perfetto, abbiamo finito gli slot, andiamo a fare un mazzo per la competitiva e poi andiamo a fare una partita online. Allora, vediamo un pochettino, facciamo un mazzo 2. Allora, mettiamo prima di tutto questo Goku che è fighissimo. Poi mettiamo Goku Super Saiyan Blue, facciamo qualcosa di figo. Majin Buu ovviamente. Facciamo un team così, ci vorrebbe pure stare. C'è assurdo, non c'è niente per giocare online. Boh. Vabbè, facciamoci una partita nella storia allora. Questo qua lo sfaltiamo praticamente. Vegeta, promotore di notte, sì.
Vabbè, dai, ci sta, ci sta. Utilizziamo ovviamente il nostro carissimo team OP. Dovrebbe essere OP, poi non lo so. Però vediamo come gira, appunto. Magari poi farò qualche partita online con voi fans, se a voi va bene. Magari poi nel gruppo Telegram, dove vi invito ad entrare, ovviamente, metterò un annuncio dove giocheremo online, appunto, si potrebbe pure fare. Ti mostrerò come combatto un vero guerriero. Caro Vegeta, ti faremo il culo quanto una cazzo di casa. Giuro. Livello maestro 1 poi, vabbè che c'è personaggi al 30, però dettagli. Ok, vediamo se possiamo asfaltare il nostro carissimo Vegeta. Abbiamo tipo tutta roba UR. Lui tipo a tutti Vegeta. Che tristezza. Ah, pure Freezer, dai. Allora, la battaglia ab inizio, va bene. Ok, quindi prima di tutto non abbiamo tipi velocità, abbiamo solamente uno di difesa, vabbè, Shall. Dobbiamo organizzare meglio il team, in effetti. Allora, mettiamo Goku qua, poi prendiamo qualcun altro più veloce. Mettiamo Kid Buu, mettiamolo qua. E poi Black lo mettiamo a difendere. No, aspettate, dobbiamo fargli attivare la skill a tutti. Mettiamoli qua davanti, dai. Velocità totale dovrebbe andare bene a noi, quindi completiamo, perfetto. Sperando di concludere qualcosa di decente almeno stavolta. Oh, attenzione, 300%, perfetto, partiamo noi per primi. Beh, era scontato, dai, diciamocelo chiaro. Ok, molto figa questa cosa che spariscono verso il portale e poi vanno ad affrontare il nemico. Molto figo, veramente. Sembra più Dragon Ball Heroes. Ok, primo personaggio eliminato, ci siamo stati devastanti. Goku contro Freezer, sicuramente abbiamo vinto noi. No, è rimasto in vita, attenzione. È Black che sicuramente sconfiggerà Vegeta. Speriamo. Attenzione. Guardate con quanta vita è rimasto. Ok, attacco bonus. Dovrebbe essere andato a segno. Perfetto, ok. Ammazzato, è morto Vegeta. GG. Ok, è rimasto solo Freezer ad attaccare. Triste questa cosa. Ah, sì. Però un po' di danni ce l'ha fatti, attenzione. Allora, dai, vediamo cosa possiamo concludere. Spero qualcosa. Allora, vediamo di fare un punteggio decente. 300%, perfetto. 22.170, c'è anche su Dragon Ball Heroes praticamente. Attenzione, primo nemico eliminato. Vabbè, abbiamo vinto, raga, ormai è sicuro. Perché si può vincere, se non erro, o zerando i punti vita dell'avversario, ovvero di Vegeta, oppure eliminando tutte le statuine. Quanto pare è successo. Attenzione, abbiamo vinto. Bella questa canna mia. E abbiamo vinto lo scontro, penso. Perfetto, GG per noi. Vabbè, abbiamo i personaggi forti e poi comunque è come se stessimo un po' cheatando. Però vabbè, voi non avete visto niente. Più che altro era tanto per vedere comunque come la modalità, qualcosa di sciallo. Devo dire che questa modalità è abbastanza divertente. Non è assolutamente noiosa e comunque fare le summon è abbastanza carino. Magari farò qualche altro episodio se ovviamente a voi va. Detto questo, ragazzi, il video può concludersi qua. Vi ringrazio di averlo visto fino alla fine. Vi invito a lasciare mi piace, commentare il video e condividerlo con i vostri amici. Ovviamente iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanella per avere tutte le notifiche riguardo ai video. Inoltre entrate nel gruppo Telegram e nel gruppo Discord che trovate qui sotto in descrizione e seguitemi su Instagram e su Facebook, dove pubblico qualche piccolo aggiornamento e dei piccoli sondaggi. Detto questo, ragazzi, vi invito a partecipare al contest e noi ci vediamo ad un prossimo video, ad una prossima live. Un saluto da Feraz, bella! We'll be right back.